Proseguendo il nostro viaggio alla scoperta del mercato della terra della biodiversità di San Giorgio Canavese, siamo qui questa sera con il sindaco di Nomaglio e il sindaco Ella De Peller. Nomaglio, insieme a Montalto d'Ora, San Giorgio Canavese ha costituito il Parco della Biodiversità. Cosa significa e quali sono gli obiettivi? L'obiettivo è quello di valorizzare le biodiversità del Canavese. Io personalmente penso che per tanti anni come amministratori comunali abbiamo cercato l'identità del Canavese senza riuscire a trovare quella che proprio andasse bene a tutti. E allora forse bisogna, per riuscire a mettere a fattor comune il Canavese, puntare su quelle che sono le diversità, le biodiversità in particolare, perché sono indubbiamente le eccellenze di questo territorio. E lo scopo allora è quello di identificare nelle biodiversità quello che può essere davvero il brand, come si usa dire, del Canavese, ma soprattutto quello che può essere il fattore di sviluppo del Canavese attraverso gli aspetti più diversi, aspetti che partono certo dalla valorizzazione di un prodotto, la castagna di Nomaglio, il cavolo di Montalto, la piattella di Cortereggio, ma che attraverso il prodotto vanno a toccare gli aspetti della cultura, dell'economia, della storia, della tradizione, della didattica, della salute e insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi il prodotto, l'eccellenza del territorio a 360 gradi, tutti gli argomenti? Esattamente, a 360 gradi, partendo da ciò che già abbiamo, e quindi intanto un evento, la sagra della castagna, la sagra del cavolo, il mercato della terra e delle biodiversità, attraverso delle realtà museali importanti come l'Ecomuseo della Castagna, come lo spazio espositivo di Montalto d'Ora e il Museo Nossi Reis di San Giorgio, attraverso le scuole, attraverso i bambini, attraverso la gente. Ecco, la cosa probabilmente, anzi sicuramente principale, sono le tre comunità che si riconoscono in un prodotto, perché quel prodotto rappresenta la storia, rappresenta la tradizione, rappresenta quelle radici profonde che sono fondamentali per riuscire a crescere e a lanciarsi verso il futuro. Rappresenta l'identità di un territorio, non per niente il filo conduttore del mercato della terra della biodiversità di quest'anno è autoctona. Esattamente, sicuro che l'identità di un territorio può essere espressa in tanti modi diversi. Mi viene da dire che il cibo, in quanto essenza, può essere una delle migliori rappresentazioni ed è quella che sicuramente riesce a mettere a fattor comune tutte le altre tematiche che al cibo possono essere collegate, tutte per l'appunto. Ringraziamo il sindaco Ella De Peller e continuate a seguirci alla scoperta del mercato della terra e della biodiversità.